Ciao a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Heisenberg. Siamo su un nuovo gioco. Come avevo annunciato durante qualche episodio della carriera fa, ho preso Tomb Raider, mi è arrivato oggi e subito l'ho inserito nella PlayStation e sono pronto a portarvelo. Ho già settato le postazioni di luminosità e tutto quello che mi chiedeva, quindi andiamo con la nuova partita. Questo è il salotto di salvataggio, difficoltà facciamo normale, quindi il gioco comincia Un subito. esploratore disse che non sono le La persone ad essere grafica, vabbè, straordinarie. aspettiamo un po', mazza. Vedete, graficamente Arrivato. molto molto Finalmente potevo lasciare il bello. segno. Cerchiamo di capire cosa dicono. Devo mettere i Parti nel sottotitoli, però. labirinto. Oh, Ma fu l'avventura a trovare mazza che fregna, oh, hai capito, no? Hai capito la Lara Croft? Oh, con calma, piano. Succedendo il bordello in Nei questa momenti nave. più cupi. Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Tipo? Uno stimolo a proseguire. È morta? No, l'hanno salvata. Chi è? Chi sei tu? Corri! Ce la fa! Non ce la fa! Ce la fa! Ce l'ha fatta! No, non ce l'ha fatta! Che tette! Quindi sembra essere finito il filmato. No, non è finito. Pensavo fosse finito il filmato introduttivo, ma a quanto pare non è così. E tra l'altro non conosco nemmeno la trama del gioco, me la devo andare a leggere perché altrimenti penso che poco ci possiamo capire, sia io che voi, se non conosco la trama. Siamo naufragati a quanto capisco su un'isola probabilmente. E un pochino. Gli effetti speciali sono tantissimi. Oh! Chi cazzo era? Ah, questo era tutto il filmato introduttivo, quindi il prologo, per così dire. Che cazzo? Buongiorno. C'è nessuno? Una produzione di? Messo. C'è nessuno? Sembra un'ambientazione tipo Far Cry 4. Sembra. Oh cazzo. Ma che cazzo? Alquanto inquietante. Testa in giù, avvolto in una camicia di forza, quindi. Alquanto inquietante come situazione, devo dire, eh. Oscilla, tieni premuto L a sinistra e destra a tempo con le oscillazioni per darti la spinta. Ma sono sacche di corpi quelle altre, non ho capito. Oh cazzo. Sì, ma non capisco quello che devo fare. Bah, continuiamo a oscillare poi, boh. Dipende quello che vuoi per.
Oh, ha preso fuoco. Abbiamo preso fuoco. Il primo fail subito. No. Aia. Porca miseria. Quadrato, 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 quadrato. Dio, il dolore. Ah, già, già, già. Ok, voglio fermare un secondo perché voglio vedere se c'è la possibilità di mettere comandi vocali. Vabbè, se c'è la possibilità di mettere un secondo i sottotitoli, luminosità, sottotitoli, eccoli qua, sì. Perfetto, mettiamo anche i sottotitoli così. Permesso. No, non cadere però. Queste posizioni alquanto ambigue. Permesso. Hanno crocifisso qualcuno qua. Lo vorremmo sapere tutti noi probabilmente dove che ti trovo. Una fiaccola. Fiaccola. Non devo fare rumore. Ok, abbiamo fatto prendere fuoco. Allontaniamoci un po', non vorrei. Ah, così si scompaiono all'improvviso. Permesso. C'è nessuno? Comunque devo dire che. Devo dire che il gioco è molto molto bello. Dove devo andare adesso? Per qua dentro. Istinto di sopravvivenza. Premi L1 per esaminare l'ambiente. Allora, qua riaccendiamo una fiaccola. Poi, cazzo è successo? Poi c'è qualcosa là e su quella tenda. Premi X per saltare e aggrapparti alle sporgenze. Oppa la la. Facciamo prendere fuoco anche a questo? Sì, ma là fa il botto però, eh. Là fa il botto. Là fa il botto. Occhio che là fa il botto. Ecco, appunto. Te l'avevo detto che avrebbe fatto il botto. Scendi. No, adesso dobbiamo scappare perché sicuramente tra pochi minuti verrà qualcuno che ci divorerà vivi. Ecco, appunto. Via, 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 corri, 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 corri. Ma chi vuoi aiutare tu che crocifiggi le persone? Ma vaffanculo. Tra l'altro in condizioni alquanto pessime di salute, devo dire. Dio teschi. Alquanto inquietante è l'ambientazione, almeno fino adesso, eh. Corri, non posso girare nemmeno la visuale. Vabbè, andiamo solo avanti così. L'inizio comunque molto emozionante, va detto, eh. Nulla da dire fino adesso. Al primo impatto sembra veramente un bel gioco. Vediamo un pochino, siamo usciti dall'acqua adesso. Forza di volontà, trova una via di uscita. Di nuovo. Sicuramente adesso dovrò usare questo. Qua. Sì, ma come? Chiedo scusa. Oh, là, 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 eccola, là, giusto? Sì. Fuoco nel fuoco. Io, ma vaffanculo. Allora, devo far prendere fuoco a qualcosa, probabilmente. Ecco qua, questo. Vai. Andate e fate il vostro dovere. Forza. Vediamo un po' cosa succede. Vi prego, non vi spegnete là sotto. Diamo fuoco anche a questo. Tante volte, non lo so, potesse servire. Ah, magicamente si fermano quando io vado a dargli fuoco, ma va bene comunque. Ma si spengono là sotto. E io come cazzo faccio? Devo farmi qualche giro. Quella che roba è? Qua, 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 qua. Okay, quindi veramente ho perso tempo là. Diamo fuoco a questo. Vediamo un po'. Proviamo a salire qua sopra. Credo che sia comunque una strada che ci è stata creata apposta. Facciamoci sto giro. Triangolo. Boom. Aggressiva la Lara. Boom!
Bene, devo fare prima qualcos'altro sicuramente. Tipo saltare là. Ecco. E ora? Salta. No, col cazzo. Cazzo devo fare? Niente, abbiamo cominciato proprio nel migliore dei modi, devo dire, eh. Idee molto chiare, davvero. Chiarissime. Allora, riproviamo. Saliamo qua sopra. Allora, vediamo un po'. Qua dobbiamo andare. Ok, adesso torniamo là. Non è che tipo devo salirci sopra? Ok, no, no, no. Diamo fuoco a sta cosa. Non ci sto capendo un cazzo, ve lo giuro. Ah, ecco. Ma gli ho dato fuoco prima. Perché adesso non mi dava la cosa giusta? Vabbè, comunque. Dobbiamo dare fuoco a qualcosa alla fine. Ci ho messo un po' per capirlo, però non ho capito il perché non mi ha dato subito l'obiettivo fatto, pur avendolo fatto prima. Spingiamo. Eh no, non devo spingere. Cazzo devo fare allora? Mio Dio. Istinto di sopravvivenza. Adesso possiamo saltare di nuovo là, prima dare fuoco ai barili, poi possiamo spingere questo, far lievitare tutto il fuoco e fare il botto più assurdo che io abbia mai visto e sentito, appunto. Devo andarmene da qui. Direi che sarebbe anche forse la cosa migliore da fare. Corri, corri, dai, corri, 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 corri. Ma non corre! Come cazzo si corre? Ecco. Punto, andiamo di qua. Porca vacca. Mi sto stonando le orecchie. Cazzo! Vabbè. Occhio a non fare teste muro. Occhio, occhio. Porca vacca. I botti, i botti. Corri, 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 corri. Prometto che più presto mi andrò a leggere la trama. Salta. Bene. Mi andrò a leggere la trama per capire anche con quale tipo di storia abbiamo a che fare. Anche se una cosa che ho letto è tipo che siamo sperduti su un'isola, cose del genere. E devo dire che di nuovo questo. Vai via, ma non rompermi i coglioni, ma chi cazzo vuoi aiutare? Va, porca. Quick time event non è il mio forte proprio, anche se comunque non me ne sono accorto, vabbè. Lo rifaremo. Mannaggia il cacchio. Mannaggia il cacchio. Corri, 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 corri. Vabbè, eccolo. Vai via, non rompere i coglioni. Quick time event, vai via. Boom, che calcione che gli ha rifilato. Beh, meglio che ti facevi i fatti tuoi comunque, secondo me, eh. Vai, 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 vai. Qua si stringono le mura, succede il bordello. Salta. È arrivata. Oddio, oddio. No, abbiamo perso la fiaccola. Porca miseria. L2R2, L2R2, L2R2. Si gioca molto con i tasti rapidi. Schiva, quick time event, questa volta mi è riuscito. Vai, 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 vai. Che cosa è adesso? Vai di qua. Ma ancora. Vedo la luce, c'è luce. Siamo usciti? Oh, e luce fu. Distrutta lei, poverina. Buongiorno. Ripeto, che fregna. Dio mio. Me la ricordavo tipo quando giocavo a Tomb Raider sulla PlayStation 1, per dirvi. Vediamo un po'. Si
siamo naufragati su un'isola sicuramente. Questi dovrebbero essere i resti, tipo della nostra barca? Tomb Raider. Abbiamo guadagnato 300 punti esperienza. Bene, quindi questa credo sia stata la missione introduttiva. Adesso devo capire cos'è che dobbiamo fare. Vabbè, per il primo episodio comunque, può bastare così. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Ciao!